cominciamo, aspetta un attimo. Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova intervista. Io sono Marco Cignoli e oggi ho il piacere di avere qua con me un regista, prima di tutto, ma anche un mio amico. Ciao, benvenuto Marco Rosson. Ciao Marco, ciao a tutti, ciao, come stai? Tutto bene, tutto a posto. Tutto bene, so che sei parecchio indaffarato in questo momento. Sì, ristrutturo casa. Ristrutturi casa, quindi ti ho beccato in un momento così, però diciamo che l'occasione è particolarmente importante. Allora, parliamo di un campione, che è il un campione sportivo, che è il protagonista del tuo nuovo film. Io leggo giusto un po' di dati. Allora, oro olimpico ai giochi di Seul 1988, campione mondiale dei pesi leggeri 92-93, pesi superleggeri dal 96 al 98, 41 incontri vinti su 47 incontri disputati. Dico solo il titolo del film, Flash, la storia di Giovanni Parisi. A te raccontare meglio di che cosa si tratta. No, beh, per me la storia di Flash, la storia di Giovanni Parisi è una storia bellissima, una storia di umanità, di sport, di riscatto sociale, c'è tutto nella storia di Parisi. Anni fa ne parlai con Federico Riccardo Rossi, che è un attore produttore di Roma, che aveva già collaborato con me su Inside the Wine, è un altro documentario che abbiamo girato sull'Oltre Pavese, e ci sembrava doveroso raccontare la storia di Giovanni, perché secondo noi i lavori che erano stati fatti in precedenza non raccontavano al meglio la storia di Giovanni, e quindi abbiamo deciso di provare a raccontarla noi. Abbiamo recuperato l'immagine di repertorio, abbiamo incontrato e parlato con le persone che lo conoscevano, abbiamo messo giù le interviste e ci abbiamo messo un po', ci abbiamo messo quasi 3 anni, perché siamo partiti più o meno nel 2017 a muoverci per il documentario. È stato un lavoro molto lungo, però ti dico la verità, oggi siamo abbastanza soddisfatti. Cos'è che vi ha portato a lavorare per così tanti anni? Cos'è che è stato duro recuperare? Non so, il materiale, le interviste? Allora, sì, è stato duro sì recuperare i materiali, perché davvero erano praticamente sparsi un po' dappertutto, non si capiva neanche più niente di chi avesse i diritti e chi no. Quindi ci siamo affidati un po' alle Tech Rai e a persone che lavorano nelle varie televisioni che ci hanno consigliato dove andare. E poi organizzare le interviste, perché quando fai un lavoro con una persona, un personaggio del tipo di Giovanni, ti si avvicinano tante persone che vogliono, tra virgolette, apparire all'interno del documentario, però magari non hanno una testimonianza, passami il termine, sincera. Allora abbiamo parlato bene con la famiglia e ci siamo fatti consigliare da loro qual era un gruppo di persone veramente che potevano raccontare cose particolari. E da lì siamo partiti e nelle varie interviste c'è la sorella, c'è Maurizio Marini, che è un suo carissimo amico da quando erano bambini, e poi vabbè ci sono due campioni del mondo, c'è Coppia Fragomeni e Alessandro Duran, che raccontano una parte più personale, perché loro si allenavano con Giovanni. Poi vabbè, Livio Lucardo, allenatore storico, e Salvatore Chierchi, che è il manager storico di Giovanni. Beh, immagino che quando si sceglie di raccontare la storia di un personaggio così importante per il mondo dello sport, che è rimasto nel cuore di tutti, ci sia anche un senso di responsabilità, mica da ridere, no? Anche un peso sulle spalle particolare. Com'è che l'hai portato avanti questo peso? Sì, non è stato facilissimo, perché ti dico la verità, io poi sono molto emotivo e certe cose le sento tantissimo. Ci tenevo davvero tanto a fare un lavoro fatto bene su Parisi, ti dico la verità, cioè ci ho messo veramente tanto impegno, tanto sacrificio, ma anche Federico Riccardo Rossi ci ha lavorato tanto. È una responsabilità, perché io spero di aver lasciato comunque un documentario che racconta bene la storia di Giovanni, che possa restare per tutti. A me non piaceva molto il racconto che vi dico ha fatto di Parisi prima, perché spesso nei documentari si parla di Parisi che arriva a Las Vegas, perde e sparisce un po'.
da lì parte il declino. Invece mica perde, cioè perde per me la parte più bella, cioè quando poi con Fuentes va a rigiocarsi il titolo, cioè perde e poi torna a rivincere di nuovo il titolo mondiale contro Sammy Fuentes, cioè quella è la parte più bella di tutte, è la vera emozione. E poi vabbè, anche l'impresa di aver provato a fare il triplette, provare a prendere tre titoli mondiali, anche cambiare categoria, poi non c'è riuscito, però tanto di cappello ci ha provato. Per me questo tipo di imprese andava raccontato meglio e spero di averlo fatto nel mio documentario. Tu adesso parlavi della carriera sportiva, diciamo così, però immagino che all'interno del film, io non l'ho ancora visto, lo vedrò domani perché so che all'interno di una manifestazione, di un festival, poi ne parleremo. E dicevo, parlavi della parte, diciamo, sportiva della sua vita, però immagino che da questo film venga fuori anche un aspetto più personale, più emotivo della persona, no? Di quello che era Giovanni Parisi. Ci sono delle sfumature, delle caratteristiche proprio della sua personalità che non conoscevi e che hai conosciuto grazie alle persone che ti hanno regalato i loro aneddoti, le loro storie? Beh, sì, ci sono un paio di cose che non conoscevo, anche perché poi noi abbiamo letto il libro, abbiamo visto tutti gli incontri di Giovanni, perché poi abbiamo visto tutti gli incontri che ha fatto, veramente c'è stato una settimana solo di pugilato praticamente, che giravano i miei monitor. E parlando con le persone, in effetti ti dico la verità, io ho scoperto delle cose che non conoscevo, cioè anche a livello umano. Lui ha fatto un'infanzia davvero difficile. Non è facile pensare che lui abbia fatto veramente così tanto partendo da niente, dal basso. Da solo si è peso sulle spalle la famiglia quando era ancora un ragazzino. Dopo la morte della madre è andato comunque alle Olimpiadi e ha vinto. Cioè, sono cose che comunque ti cambiano. Tutti quanti mi hanno raccontato che lui comunque era una persona molto buona, molto disponibile, sempre pronta ad aiutare gli altri, che non voleva niente in cambio. E questo è una grande cosa per un uomo di questo tipo. Adesso ti faccio un esempio, c'è anche nel documentario, cioè proprio per far capire quanto lui fosse sensibile, perché poi era veramente anche lui una persona molto sensibile. C'è un incontro che fa con un americano, Miller, dove l'americano è totalmente in balia di lui. E mica Giovanni cioè, si avvicina all'angolo del tipo chiedendo di interrompere l'incontro perché lo stava massacrando di botte. Cioè, invece di massacrare nipote in maniera negativa, cioè andato a cercare di interrompere l'incontro, cioè chi è che fa una cosa così? Cioè, c'era un'umanità dietro comunque l'agonismo, c'era comunque un uomo, no? Sì. Questa parte c'è nel documentario, tra l'altro, e ti fa capire come comunque, cioè, lui non era proprio uno sportivo, cioè era così, era bello. Mi piace non averlo conosciuto dal vivo, ti dico la verità, mi spiace davvero tanto. Ecco, ti spiace perché immagino, insomma, era un grande campione, sarebbe stato bello conoscerlo, era un grande uomo come hai raccontato tu, ma anche perché era un tuo barra nostro concittadino, o meglio, lui è nato in realtà a Vibo Valentia, in Calabria, però dopo pochissimi anni, sin da bambino, si è trasferito con i genitori a Voghera, che è la nostra città, sia la mia che la tua. Che rapporto aveva con la Calabria, se ne aveva ancora uno, e soprattutto che rapporto aveva instaurato poi con la sua città adottiva, diciamo così? Ma allora, con la Calabria lui è venuto su che era molto giovane, mi sembra che sia 3 anni. Tra l'altro il comune di Vibo Valentia ci ha aiutato anche loro, quel documentario ci hanno dato il patrocinio. Quest'estate faremo una proiezione da loro e poi ho saputo che dedicheranno una via a Giovanni Parisi. Ah, ok. È passata qua. Io penso che sotto ci sia anche lo zampino di Federico Rossi, perché il nostro produttore è capace di, passami il termine, rompere le palle come sa fare solo un produttore, ed è andato spesso a parlare con quelli del comune, facendogli capire che comunque era un personaggio che andava valorizzato meglio. Come viveva lui la sua città? Allora, Vibo Valentia, penso che comunque da un'intervista sua che avevo letto, diceva che comunque lui voleva valorizzare la sua città, infatti gli ultimi incontri ha cercato di farli giù da lui. Voghera invece è una città che l'aveva adottato. Come dice Lillo all'inizio dell'intervista, a Voghera poca gente credeva in lui. E ancora adesso c'è qualcuno che comunque su Parisi non ha molto le idee chiare, perché io sono sincero, penso che comunque sia molto legato a un fatto di ignoranza e di razzismo, perché lui proprio veniva dal sud. E
quindi veniva un po' visto così. Ma lui è sempre stato per me molto molto legato alla città di Voghera, tant'è che l'incontro con Altamirano lo fece proprio qui, il campionato del mondo dove vinse, lo fece qui a Voghera, quindi aveva tutto il pubblico di casa. Io penso che comunque Voghera in qualche modo, perlomeno le istituzioni, abbiano voluto valorizzare il fatto che la città abbia adottato un campione, no? Tant'è che lo stadio cittadino intitolato Giovanni Parisi, è stata poi realizzata una statua che è ovviamente il suo ricordo. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, ho il grandissimo piacere di averti fatto pescare dall'archivio di Jab Media TV quel frammento in cui hanno inaugurato la statua e le immagini sono di Matteo Garifo e sono nel film, per me è una grande gioia. Sì, ringrazio Matteo, ci sono quelle parti lì nel documentario. Esatto, e sono molto contento di questo. Ecco, quindi Voghera in qualche modo lo ha cullato, lo ha cullato e lo ha celebrato dopo la sua morte, perché lo sappiamo, poi purtroppo lui è morto tragicamente in un incidente stradale, e spesse volte quando i campioni dello sport, i campioni della musica, insomma è morto da pochi giorni Maradona, quindi siamo proprio pienamente nel tema, se ne vanno, sembra quasi impossibile, no? Tanto che ci convinciamo che non siano morti davvero, chissà, sono tutti insieme in un'isola a far festa. In realtà, insomma, non è così. E come hai affrontato questo tema all'interno del documentario? Cioè, come hai voluto raccontare la morte di Parisi, anzi, la morte di un campione? Ma guarda, il documentario comunque narra in maniera molto storica, in maniera molto classica. E noi abbiamo voluto raccontarlo, uno, attraverso le testimonianze proprio dei giornali che davano notizie. Me lo ricordo, ero un ragazzino. Mi ricordo anch'io quando ho passato sul telegiornale questa notizia, mi ricordo mia madre si mise a piangere, ed era strano, cioè sono quei campioni che vince, poi era giovanissimo, Certo. Era giovanissimo, aveva 41 anni, era un'età troppo balorda per morire quella, cioè sei troppo giovane, aveva ancora tutta la vita davanti, e lui tra l'altro stava già lavorando come manager, diciamo, del pugilato. Secondo tante persone, Parisi avrebbe dato tanto alla nazionale, perché comunque ci sono pugili che venivano qua apposta a Voghera da lui per allenarsi e per seguire le sue diete, cioè una cosa pazzesca. Fragomeni, Giacobbe Fragomeni è venuto qua, si è allenato con lui, l'ha seguito, ha fatto tutto quello che ha fatto lui ed è diventato campione del mondo. E ancora adesso, quando l'abbiamo intervistato, ci ha detto che lui la preparazione segue quella di Giovanni. Cioè, pazzesco, ero grande da questo punto di vista. Scusami, forse sono andato un po' fuori tema sulla domanda. No, non ti preoccupare, assolutamente. Ricordavi che comunque, essendo un film documentario, hai voluto raccontarla in una maniera molto classica, molto da documentario, no? Sì, e poi abbiamo, diciamo, lavorato molto anche su una parte più, diciamo, romantica, quando lasciò la lettera al figlio e quando si chiude il documentario, che ricordiamo tutto quello che lui ha fatto. E io penso che comunque tu hai detto che le istituzioni secondo te l'hanno ricordato bene. Sì, magari è vero, però per me si potrebbe ricordare anche un po' meglio Parisi, perché comunque, senza offesa, però ci sono delle situazioni in cui un campione così va celebrato sempre. Ricordare anche una volta all'anno soltanto, non so, il giorno del suo compleanno così in Voghera per me andrebbe fatto. Non so, io la vedo in maniera, penso che un pugile, diciamo, uno sportivo di questo tipo, non può e non deve essere dimenticato, deve essere un esempio su cui i ragazzi devono guardare e sfidarsi. Questo film ha proprio quel tipo di obiettivo, celebrarlo, anche perché so che non è a scopo di lucro, no? È totalmente no profit, il documentario, realizzato in collaborazione tra varie associazioni, tra cui AIGS, Associazione Italiana Cultura e Sport, Associazione Culturale Iria, il Comune di Voghera, Assessorato allo Sport e Tempo Libero. È un progetto no profit, noi non vogliamo lucrare su questo evento, cioè su questo personaggio. Ci sembrava doveroso però ricordarlo al meglio con un buon film, un buon documentario. Mi piacerebbe fare anche un film su Parisi, proprio un film, una fiction. E allora, perché non è stata fatta? Oppure quando la farai? Non lo so quando la farò. Mi piacerebbe molto farla, il problema è che
però in TV ti dico subito che la cosa più semplice ha dei problemi di produzione, perché comunque bisognerebbe farlo in costume tutta la buona parte, tutta la prima parte del film, perché dovrebbe essere negli anni 80. Certo, certo. Quindi certo. Quelle, sai che girare in costume è già subito una spesa di... Però ti dico la verità, se trovassi mai una produzione che fosse interessata, la sceneggiatura la butterei giù subito per farlo. Potrebbe essere una bella storia, come Cinderella Man, come tanti film di pugili che ci sono. Sono d'accordissimo. Allora, facciamo una nota in chiusura. È importante specificare che il film doveva essere proiettato come prima nazionale proprio a Voghera, la città dove viveva Giovanni Parisi. Poi lockdown, Covid, eccetera, non si è fatto in queste settimane. Però sarà in anteprima a partire dal 28 novembre, quindi da oggi, 28 novembre, sabato 28 novembre, al Matera Sport Film Festival, è corretto? Giusto. Ok, per una settimana sulla pagina Facebook e sul sito internet del Matera Film Festival è possibile iscriversi per poter guardare in anteprima il film, però tu dicevi è bello vederlo proiettato sul grande schermo, non in streaming. Sì, perché cioè, adesso onestamente, poi vabbè, è girato abbastanza bene, quindi cioè, è un po' uno spreco vederlo sul monitor. Per me è uno spreco vedere tutti i film sul monitor, io adoro guardare Netflix, ma la sala è un'altra cosa. Beh, però ci arriva in sala, no? Come? Ci arriverà in sala. Speriamo, adesso abbiamo già un po' di accordi per fare delle proiezioni in giro. Dobbiamo aspettare questa cosa del Covid che passi, perché comunque noi adesso in primavera stiamo cercando di organizzare una serie di proiezioni. Se tutto va bene, passa, riusciamo a farlo lì. Per me va visto in sala perché comunque è un documentario che può emozionare, può comunque lasciarti qualcosa, e visto in una sala cinematografica ha tutto un altro effetto per me. Allora, Flash, la storia di Giovanni Parisi, attualmente esclusivamente disponibile in streaming. Matera Sport Film Festival dal 28 novembre in poi per una settimana lo metterà a disposizione di chi vorrà guardarlo. C'è una pagina Facebook con tutti gli aggiornamenti, vengono pubblicate tutte le varie notizie. Io ve lo consiglio, non l'ho ancora visto, ma sulla fiducia, conosco Marco, conosco parte del team e vi posso assicurare che lavorano molto bene, sicuramente hanno fatto un grande lavoro. Chiudiamo con questo, usciamo dalla tematica film. Allora, tu arrivi da un film horror, Shanda's River, che si è fatto il giro del mondo, tradotto in mille lingue, uscito su DVD in vari paesi del mondo, eccetera. Io ti prendo in giro simpaticamente, dico che sei pluripremiato perché hai ricevuto un sacco di premi con quel film. E hai detto ti piacerebbe fare un film vero e proprio sulla storia di Giovanni Parisi, una fiction o quello che è. Ci sono dei progetti su cui stai lavorando, anche soltanto proprio a livello di fantasia? Ma guarda, progetti, ti dico, in questo periodo di lockdown ne ho tanti, ne ho davvero tanti. Ho un film in cantiere, Blood Roots, che spero di girare nel 2021, spero. Sarà un film thriller horror, diciamo, più thriller che horror. Molto particolare. Poi voglio partire con altri due documentari che ho intenzione di girare, un altro sempre a Voghera, sempre se riesco. Mi piacerebbe seguire sempre il filone sportivo e fare una cosa anche sulla scuola degli arcieri di Voghera, che sai che gli Aleppe è bello anche loro. Poi anche lì c'è una medaglia d'oro, c'è Nespoli che ha vinto un oro e un argento. È vero. E anche io del materiale per te se ce n'hai bisogno, tra le altre cose. Ok, va bene. E poi un altro documentario che sarà più complicato, e questo richiederà anni di lavoro. Abbiamo iniziato una preparazione su un documentario sul razzismo. Un argomento molto ampio, molto complicato, molto serio, che vogliamo portare avanti, e ci vorranno un po' di anni sicuramente per finirlo. Quando mi dicono che a Voghera non succede nulla di interessante, tu sei esattamente la prova vivente che non è sempre così. Quasi sempre, ma non sempre, ok? Ma da te io sono iperattivo, non riesco a star fermo. Evviva, va meno male. Sei l'esempio che anche a Voghera succedono cose. Marco, in bocca al lupo a tutto il team che ha lavorato al film. Si merita davvero un grande successo. E quando vuoi dirigere un mio videoclip musicale, io ci sono. Va bene, volentieri, ok. Grazie mille. Ciao, grazie. Ciao a tutti, ciao. Grazie per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto, ricorda di mettere un mi piace. Per non perdere tutti i nuovi video di Jab Media TV, iscriviti al canale ed attiva la campanella.